Ciao amorosi, oggi con questo video tutorial andremo insieme a realizzare questo delizioso cuscino all'uncinetto. È molto semplice da fare, veloce, ma l'effetto è veramente molto bello. Dà questa sensazione di rilievo perché è realizzato a tre colori. Lo potete fare con quanti colori volete, ma io ho fatto un po' di prove e mi sono resa conto che la combinazione di tre colori è la migliore per dare più risalto a questo tipo di punto. Andiamo quindi subito a vedere cosa occorre e come si realizza. Per realizzare il nostro cuscino abbiamo ovviamente bisogno di un cuscino. Quello che io ho utilizzato per realizzare il mio progetto è un 40x40. Ovviamente voi lo sceglierete della dimensione e grandezza che più vi piacerà. Per lavorare il nostro copricuscino io ho utilizzato un filato che avete già visto in un bel po' di tutorial quest'anno, che è Ricky della Tessiland, che è il filato 50% cotone e 50% viscosa, che è veramente fantastico perché vedete quanto è brillante, è davvero fantastico per lavorare sia l'abbigliamento sia i complementi d'arredo come appunto il cuscino. La resa è splendida e ne ho utilizzati due gomitoli per colore. Quello che mi è rimasto del secondo gomitolo è questo, quindi due gomitoli vi servono per lavorare. Poi dipende sempre anche dalla grandezza. Se lo fate 40x40 come il mio, vi occorrono due gomitoli per colore. Io ho utilizzato il nero, il bianco e il grigio. Per lavorare i ricchi ho utilizzato in questo caso l'uncinetto numero 3 e mezzo, poi un ago da lana e un paio di forbici. Andiamo quindi subito a vedere come si realizza il nostro cuscino. Allora, iniziamo con uno dei tre colori. Io inizierò con il nero e vado a realizzare un anellino magico all'interno del quale andrò a mettere quattro gruppi di tre maglie alte separati da 3 catenelle. Quindi inizio andando a chiudere con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, dopodiché all'interno dell'anellino vado a realizzare ancora due maglie alte, una e due. Qui faccio 3 catenelle di separazione, una, due, tre, e procedo nuovamente con 3 maglie alte, una, due, e 3 maglie alte. 3 catenelle di separazione e 3 maglie alte per un totale di 4 volte. Una volta che ho terminato con i miei 4 gruppetti di maglie alte, chiudo con le ultime 3 maglie alte, però prima di agganciarmi vado a stringere l'anello tirando il filo. E quindi mi vado ad agganciare alla prima delle 3 catenelle iniziali, quindi 1, 2, la terza catenella iniziale. Vado a chiudermi con una maglia bassissima, così. Poi faccio una catenella aggiuntiva, tiro, fatela, se usate questo filato, la catenella aggiuntiva, perché di solito non la faccio quando lavoro questo tipo di progetti, però con questo filato fatela perché è molto molto scivoloso, quindi è molto molto brillante e scivoloso, quindi per evitare che ci si disfi il lavoro, anche se poi facciamo sparire i fili di lavorazione. Però sempre bene andare a fare la catenella di chiusura, tanto quando poi portate indietro il filo, poi la catenella non si vede più. Ora ve lo faccio vedere meglio con il filato più chiaro. Adesso io vado a prendere il grigio, entro all'interno di una delle maglie alte centrali dei gruppetti, quindi una, due, tre maglie alte, entro all'interno della terza. Tanto poi il passaggio ve lo faccio rivedere anche col filato più chiaro, quindi non vi preoccupate. Entro con il filato, in questo caso il filato grigio, e vado a chiudere la prima catenella con due fili, poi lascio andare il filo più corto e chiudo gli altri due passaggi con un filo solo. All'interno dello stesso vado a realizzare due maglie allungate, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro all'interno, passo sopra il filo da fare sparire, aggancio il filo e allungo la maglia una volta. E due volte per il primo passaggio, chiudo tutto insieme, poi faccio 2 catenelle e ripeto, però questa volta di maglie allungate ne faccio 3. Carico il filo sull'uncinetto, entro sempre all'interno della stessa maglia centrale, aggancio il filo e tiro due volte, quindi rientro sempre all'interno della stessa maglia, aggancio il filo e tiro. E lo faccio per una terza volta, quindi rientro sempre all'interno della stessa maglia, tiro e poi chiudo il secondo punto puff.
2 catenelle e lo ripeto per la terza volta, quindi sempre nella stessa maglia di base faccio un terzo punto puff. Quindi carico il filo, entro all'interno del punto, aggancio e tiro una volta, 2 volte e 3 volte. Chiudo tutto insieme e questa volta di catenella ne faccio solo una. Quindi vado a fare 3 gruppetti di 3 punti puff separati da 2 catenelle. Dopo l'ultimo punto puff faccio una sola catenella, entro nell'archettino di 3 maglie e faccio una maglia bassa, una catenella e nuovamente nella maglia centrale del gruppetto di 3 maglie alte sottostante vado a realizzare nuovamente 3 punti puff separati da 2 catenelle. Quindi carico il filo, entro una volta, 2 volte, 3 volte, chiudo tutto insieme e faccio 2 catenelle e ripeto una volta, 2 volte, 3 volte, sempre nella stessa maglia di base, chiudo 2 catenelle e per la terza volta 1, 2 e 3 e chiudo tutto insieme. E questa volta di catenella ne faccio solo una. Poi entro nell'archettino accanto e faccio una maglia bassa. E procedo così per altre 2 volte. Quindi andiamo a chiuderci con una maglia, dopo aver fatto l'ultimo punto puff, con una catenella, una maglia bassa all'interno dell'archetto, una catenella e una, due, tre maglie dal basso. Ci chiudiamo con una maglia bassissima. Così. Chiudo la mia maglia bassissima, poi faccio una catenella in più, tiro, taglio e fermo il filo. Adesso entro nel punto di chiusura, aggancio il filo che ho tagliato e lo passo sul retro del lavoro. Ora, nel qual caso voi utilizzate questo tipo di lavoro per fare un progetto differente dal cuscino e volete fare sparire i fili di lavorazione, andrete a farli sparire entrando all'interno dei punti lavorati, così come vi faccio vedere praticamente in tutti i tutorial che secondo me prima o poi mi odierete. Adesso procediamo con il filo successivo, nel mio caso è il bianco. Vado ad entrare all'interno di questa maglia, della maglia bassa che ho fatto tra i 2 archetti. E poi i giri da ripetere sono sempre uguali. Ora ve ne faccio vedere un po', però sono sempre uguali. Quindi entriamo in una delle maglie basse che si trovano tra i punti puff. Quindi io entro all'interno della maglia bassa, anche in questo caso vado a chiudermi con una catenella con 2 fili, lascio andare il filo più corto, poi faccio 2 ulteriori catenelle a sostituzione di una maglia alta, poi tengo accostato il filo al lavoro così almeno lo faccio sparire già mentre lavoro i punti e vado a lavorare 3 maglie alte questa volta, sempre nella stessa maglia di base, ma questa volta lavoriamo 3 maglie alte. Separiamo queste 3 maglie alte con 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e all'interno sempre dello stesso punto ne facciamo altre 3. Quindi una, 2 e 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e saltiamo, saltando praticamente i punti puff all'interno della maglia bassa successiva tra questi 2 gruppetti di punti puff e ripeto il gruppetto, carico il filo, entro sempre nella stessa maglia di base e vado a fare una, 2, 3 maglie alte, una, 2, 3 catenelle e nuovamente 3 maglie alte, una, 2 e 3 maglie alte. E procedo così per tutto il giro. Scusate, ho cambiato nuovamente lo sfondo perché no, ogni tanto mi va in palla la videocamera, non capisco perché. Dopo il gruppetto di 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, vado a realizzare le mie 5 catenelle. Quindi una,
2, 3, 4, 5 catenelle, salto il gruppetto di punti puff e nuovamente 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte in questa maglia bassa che separa i due gruppetti di punti puff, 5 catenelle e termino con l'ultimo angolino. Poi vado a fare le 5 catenelle e mi chiudo, comunque poi ci chiudiamo insieme. Dopo aver realizzato le ultime 5 catenelle vado a chiudermi, come detto, nella terza catenella dal basso di inizio giro. E anche in questo caso faccio la mia maglia bassissima. Poi faccio una catenella aggiuntiva, tiro, taglio, fermo il filo, entro all'interno della stessa maglia, della stessa catenella, aggancio il filo e lo porto sul retro del lavoro. Dopo aver realizzato i gruppetti di maglie alte, entrate all'interno della... Questi sono gli angoli, va bene? Entrate in uno degli angoli all'interno della maglia alta centrale di uno dei due gruppetti, quindi all'interno della maglia centrale andate a fare nuovamente il gruppetto di punti. Quindi il primo punto lo sostituite con 3 catenelle, la prima delle quali la farete sempre con due fili, così già chiudete, fate una sorta di nodino e il filo non vi si disfa. Poi fate 2 catenelle con un filo solo e poi andate a fare il punto puff. Tutti e tre i punti puff andranno fatti all'interno della stessa maglia di base, quindi 1 e 2 nel primo punto perché abbiamo sostituito con 3 catenelle. Chiudiamo tutto insieme, 2 catenelle e nuovamente rientro nella stessa maglia di base, tiro 1, rientro 2, rientro 3 punti allungati, chiudo tutto insieme e faccio 2 catenelle, una e una, due, e una terza volta, quindi 1, 2 e 3. Chiudo tutto insieme e dopo l'ultimo punto puff di catenelle ne faccio solo una. Adesso entro all'interno dell'archettino e faccio una maglia bassa, una catenella e nuovamente entro all'interno della maglia alta centrale del gruppetto successivo, nuovamente con 3 punti puff. Quindi carico il filo, entro all'interno della maglia centrale, un punto allungato, due punti allungati, tre punti allungati. Chiudo tutto insieme, 2 catenelle e nuovamente 1. 2, 3 punti allungati, chiudo tutto insieme, 2 catenelle, e il terzo sempre vi ricordo nella stessa maglia di base, 1, 2 e 3, chiudo tutto insieme, una sola catenella e vado a chiudere una maglia bassa andando a prendere la maglia di chiusura del punto puff centrale, quindi punto puff 1, punto puff 2, punto puff 3. Io qua sopra devo entrare, così entro e mi tiro dentro la catenella di 5 maglie, quindi vado ad avvolgere con il filo la catenella di 5 maglie e chiudo la maglia bassa in questo modo. Vedete, si deve proprio vedere la maglia bassa che chiude la catenella, che stringe la catenella. Poi faccio una catenella di separazione e ripeto nuovamente nella maglia alta centrale, 3 punti puff separati da 2 catenelle. Dopo l'ultimo punto puff faccio una catenella, maglia bassa nell'archetto, catenella, 3 punti puff separati da 2 catenelle, catenella. E vado nuovamente a chiudermi nel punto puff centrale del gruppetto di punti puff. Adesso comunque facciamo i punti puff nell'angolo e poi vi faccio rivedere questo passaggio. Quindi, come prima, una volta che abbiamo fatto i due gruppetti di punti puff nei due gruppetti di maglie alte sottostanti, facciamo l'ultimo gruppetto di punti e faccio la mia catenella. Ora entro, qui abbiamo 1, 2, 3 punti puff. Qui abbiamo la maglia di chiusura del punto puff, entro all'interno di questa maglia di chiusura del punto puff centrale, proprio qui in mezzo, vado ad agganciare il filo passando sopra la catenella e poi chiudo la maglia bassa in questo modo. Poi
poi faccio una catenella di separazione e procedo nuovamente con il gruppetto di punti puff. Quindi tre punti puff separati da due catenelle, maglia bassa nell'archettino e nuovamente mi chiudo con una maglia bassa nel terzo punto puff, quindi nel punto puff centrale del piano di sotto, andando ad inglobare la catenella che ho fatto di separazione di 5 maglie. Chiudiamo con una catenella dopo l'ultimo punto puff, una maglia bassa all'interno della maglia di chiusura del punto puff centrale del gruppetto di sotto, andando ad inglobare la catenella, una catenella e poi andiamo a chiuderci nella terza catenella dal basso di inizio giro. Adesso cambiamo nuovamente il filo, quindi andiamo a prendere il filo in sequenza, quindi il grigio nel mio caso. Quando abbiamo lavorato i punti puff, entriamo all'interno della maglia bassa che si trova nell'angolo. Praticamente questi qui sono gli angolini. Noi entriamo nella maglia bassa che si trova tra un gruppo di punti e l'altro, tra un punto puff e l'altro. Potete entrare anche qui, però qui è meglio. Io entro sempre nell'angolino così non mi sbaglio mai e faccio nuovamente la sequenza di maglie alte. Quindi la prima la sostituisco con 3 catenelle, la prima con 2 fili. E vado a lavorare altre 2 catenelle con un filo solo, poi tengo accostato il filo, così lo inglobo nei punti lavorati e vado a lavorare 2 maglie alte, quindi 3 con le 3 catenelle iniziali, 1, 2, 3 catenelle e 3 maglie alte sempre nella stessa maglia di base quando lavoro nell'angolo, quindi per quello che vi dico, iniziate sempre nell'angolino così vi togliete tutti i problemi. Adesso vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle e nella maglia bassa che si trova tra quest'angolo e questo, qui in mezzo ho una maglia bassa, quella che ho fatto il terzo punto puff sotto, andando ad inglobare la catenella, all'interno di questa maglia bassa faccio 3 maglie alte, quindi 1, 2, sempre nella stessa maglia di base, 3 maglie alte. 5 catenelle e procedo nuovamente all'interno della maglia bassa che separa questo gruppetto di punti puff da questo. Nuovamente entro all'interno della maglia bassa, 1, 2, 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte negli angoli. Quindi questi sono gli angoli che faremo sempre uguali, 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 3 maglie alte nella maglia bassa che separa questo gruppo di punti da questo. 1, 2 e 3 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. E nuovamente l'angolino, quindi negli angoli andremo a lavorare 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Dopo l'angolo facciamo 5 catenelle e 3 maglie alte, sempre nella stessa maglia di base, nella maglia bassa che separa i gruppi di punti puff. Quindi poi ora ve lo faccio rivedere nei giri successivi. Comunque adesso continuiamo così: 5 catenelle, nell'angolino facciamo il gruppo di punti angolare, 5 catenelle, 3 maglie alte, 5 catenelle, nell'angolino nuovamente gruppo di punti angolare, 5 catenelle, 3 maglie alte, 5 catenelle e poi ci chiudiamo. Io ho terminato la lavorazione delle mie ultime 5 catenelle e vado a chiudermi come al solito nella terza catenella dal basso di inizio giro. Adesso vado a riprendere nuovamente il filo successivo a quello che ho lavorato, nel mio caso adesso è il bianco, entro all'interno della maglia alta centrale del gruppettino angolare, sempre in tutti i giri io entro qui e vado a chiudermi nuovamente con una catenella con 2 fili e 2 punti catenella e poi vado a fare il punto puff, quindi 3 punti puff separati da 2 catenelle, quindi uno sostituito dalle 3 catenelle, 2 e 3. Chiudo 1, 2 catenelle, 1, 2, 3, chiudo 2 catenelle e 1, 2,
3, chiudo e una sola catenella. All'interno dell'archettino angolare faccio la maglia bassa e poi riparto con i punti puff nella maglia centrale, nella maglia alta centrale, quindi catenella di separazione e nuovamente 3 punti puff. Terminato il terzo punto puff, chiudo con una sola catenella e adesso nuovamente vado a fare il lavoro che ho fatto prima. Prima l'ho fatto solo su una catenella, adesso lo devo fare su 2 catenelle da 5. Quindi dopo aver fatto la catenella di separazione dopo l'ultimo punto puff, vado a chiudere una maglia bassa nel punto puff centrale, quindi aggancio l'uncinetto nella maglia di chiusura del punto puff centrale e vado ad inglobare anche la catenella di 5 maglie che ho sopra, così. Con una maglia bassa, una catenella di separazione e adesso all'interno della maglia alta centrale che mi ritrovo vado a realizzare nuovamente un gruppetto di 3 punti puff, quindi 1, chiudo 2 catenelle, 2, sempre all'interno della stessa maglia, 2 catenelle e terzo punto puff, 1, 2 e 3, chiudo una sola catenella e adesso nuovamente chiudo la maglia bassa 1 2 3 nel punto puff centrale, aggancio la maglia di chiusura e vado a chiudere una maglia bassa, una catenella di separazione e nuovamente procedo con l'angolino. Quindi praticamente i giri da ripetere sono sempre questi: un giro a punto puff e un giro a maglia alta. Quando vado a iniziare il giro punto puff, inizio sempre in uno degli angolini nella terza maglia centrale e vado a lavorare 2 gruppi di punti puff sopra i 2 gruppi di maglie alte, facendo una maglia bassa all'interno dell'archettino angolare. Separo sempre i gruppetti di punti puff con 2 maglie alte, tranne l'ultimo, nel quale farò una sola catenella e vado a chiudere sempre le 5 catenelle, inglobandole con una maglia bassa all'interno della maglia di chiusura del punto puff centrale sottostante. Prendiamo ovviamente il colore successivo, io dopo il bianco utilizzo il nero e quando vado ad iniziare dopo i punti puff inizio sempre al centro dell'angolo, quindi qui abbiamo gli angolini con i 2 punti puff consecutivi, entro nella maglia bassa tra i 2 punti puff, mi aggancio sempre con una maglia bassa con una catenella, scusate, con 2 fili e poi faccio 2 catenelle con un filo solo e adesso devo andare nuovamente a realizzare le maglie alte, quindi nella stessa maglia di base realizzo 2 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Una, 2 e 3 maglie alte. Adesso vado a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle che andrò a chiudere nella maglia bassa che si trova tra questo gruppo di punti e questo gruppo di punti puff e questo qui e vado a fare nuovamente 3 maglie alte, 1 2 e 3, 5 catenelle e nuovamente salto nella maglia bassa tra questo gruppo di punti e questo e nuovamente faccio 3 maglie alte, 1 2 e 3, 5 catenelle. A questo punto sono nuovamente nell'angolino e nella maglia bassa che separa questo gruppo di punti da questo vado a fare nuovamente l'angolo di 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, sempre nella stessa maglia di base. E in questo modo vedete io ho aumentato un gruppetto di punti, quindi avevamo uno solo, adesso quindi abbiamo due. E nel giro successivo, iniziando sempre in uno dei due ventaglietti di 3 maglie alte nella maglia alta centrale a fare il primo gruppetto di punti puff, andremo nuovamente a rifare questo giro. Praticamente nell'angolo facciamo i 2 gruppetti consecutivi di punti puff, poi un gruppetto di punti puff sopra
ogni maglia alta centrale e i gruppetti di maglie alte sottostanti. E procediamo in questo modo ad ingrandire sempre di più la nostra piastrella. Praticamente i giri da ripetere sono sempre questi due. Una volta fatti i punti, puff, e nel giro successivo fate il punto con le maglie alte. Io adesso faccio questo giro, poi vi faccio rivedere un attimo il giro a punto, puff, e poi proseguirete da soli. Chiudiamo come sempre nello stesso modo e come vi dicevo, entriamo a lavorare il giro successivo ai punti alti, alle maglie alte, nella terza maglia alta di uno dei due punti angolari, quindi nella maglia alta centrale, non nella terza, nella maglia alta centrale. In questo punto entriamo e anche in questo caso chiudiamo con 3 catenelle, la prima con due fili e le altre due con un filo solo. Dopodiché accostiamo il filo e nuovamente entriamo nella stessa maglia di base e facciamo due punti allungati e due, chiudiamo tutto insieme, 2 catenelle e altri due punti puff. Io li chiamo punti puff slim perché sono fini, questi sono con soli 3 punti allungati rispetto a tanti altri tipi di punti puff che magari ne hanno 3 o 4 o 5 di passaggi di maglie allungate. Questi sono solo con 3. Nell'ultimo facciamo una catenella, poi entriamo nell'archettino di 3 maglie angolari e facciamo una maglia bassa. Una catenella di separazione e nuovamente gruppetto di punti puff nell'altro gruppetto di 3 maglie alte, quindi al centro del gruppetto sottostante. Terminato il gruppetto di punti puff, andiamo a fare una catenella dopo l'ultimo e come prima entriamo nel punto qui abbiamo 1 2 3 punti puff nel centrale, entriamo nel punto di chiusura del punto puff centrale, andiamo ad inglobare la catenella di 5 maglie che abbiamo sopra in questo modo, una catenella di separazione e 3 punti puff all'interno della maglia centrale delle 3 maglie alte. Dopodiché nuovamente una catenella di separazione tra l'ultimo punto puff e la maglia bassa che andremo a fare inglobando le 5 catenelle e procediamo così andando a ripetere sempre gli stessi due giri di lavorazione. E andiamo in questo modo ad ingrandire il nostro cuscino a seconda delle dimensioni che vogliamo ottenere. Una volta che avrete raggiunto la larghezza che vi occorre, io ho realizzato un copricuscino per un cuscino standard. Quindi un quadrato 40x40. Vado a realizzare due pannelli uguali, dopodiché vado a unirli insieme. Quindi proseguirete l'ingrandimento della vostra mega piastrellona sino a raggiungere la larghezza che vi occorre per il vostro cuscino. Dopodiché andrete a posizionarli l'uno sopra l'altro in modo che combacino i bordi. Nella seconda parte del cuscino non tagliate il filo, quindi non fermate il filo, perché andremo a cucire direttamente con il filo del gomitolo. Partiamo da uno degli angolini, perché ci siamo fermate nell'angolino, e quindi andiamo a far combaciare le due parti, così. E andiamo a fare punto su punto a maglia bassa. Quindi entriamo nel primo punto e nel punto corrispondente di fronte. E andiamo a chiudere una maglia bassa. Accanto, punto corrispondente di fronte e lavoriamo la maglia bassa. E procediamo in questo modo per tre lati. Lo dobbiamo lasciare aperto per poter inserire il cuscino. Quindi procediamo con l'unire i bordi dei tre lati, quindi così, e lasciamo aperto uno dei quattro lati nel quale poi inseriremo il cuscino. Io non vado a realizzare dei bordini ulteriori, procedo in questo modo perché già una volta che avremo chiuso, la chiusura stessa, cioè la lavorazione stessa della nostra piastrella, ha già un bordo. Quindi non voglio appesantirlo ulteriormente, quindi la lascerò così. Se invece voi volete realizzare un bordino, ma non ve lo consiglio perché sennò poi già è bello ricco di suo, rischiate poi di appesantirlo troppo. Adesso io vado a cucire i miei tre lati, poi inserisco il cuscino e vediamo insieme l'effetto finale. Ovviamente, una volta che avremo terminato di cucire i tre lati, inseriamo il nostro cuscino all'interno e poi procediamo con la chiusura anche dell'ultimo, esattamente così come abbiamo fatto nei precedenti tre. Ed eccolo qui, una volta che lo avrete terminato, l'effetto del vostro cuscino. È veramente molto bello, semplice da realizzare, ma l'effetto è veramente notevole. Ed è un progetto che potrete regalare alla vostra casa oppure regalare a un'amica.
Adesso non vi rimane altro che prendere in mano l'uncinetto, il filato e provare a farlo. A questo punto il nostro tutorial è terminato. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito. Vi aspetto tutti sul gruppo di Facebook, Gli Amici dell'Angolo di Chris, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!